Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ritornati sulla serie principale di Minecraft Ita con il sesto episodio. E se arriviamo a 20 like, visto che l'altra volta ci siamo riusciti, l'episodio dell'altra volta l'abbiamo superati. Se arriviamo a 20 like entro la mezzanotte di oggi, sabato esce il settimo episodio. Quindi spolliciate, commentate, condividete ovunque e nulla. Iscrivetevi se non l'avete fatto, attivate la campanellina e andiamo subito in gioco. Guarda caso si sta facendo notte. Direi di dormire questa piccola notte qui. Tanto io ho preso un po' di pane, dovrei ripiantare i semini in effetti. Quindi aspetta, però visto che ci siamo, posiamo un po' di robina. Dovrei andare a piantare anche un po' di altra roba. Però, ehi, c'ho della pelle, buono, buono, mi piace sta roba qua. Ok, onesto, no, mi piace, mi va bene, allora. Anzi, visto che ci sono, inizio a craftare, sapete cosa? La roba che mi servirebbe per fare quello che voglio fare oggi. E quindi mi servono del quarzo. Teoria del quarzo io ce lo dovrei avere. Non mi dire che è sopra. No, è qua il quarzo. Buono. E una crafting table non ce l'ho. Quindi dormiamo un secondo, visto che dobbiamo dormire, dormiamo. Fatemi sapere se vi piace questa serie qui. Penso di presumo di sì, possiamo dormire. Ci sono mostri nelle vicinanze. Creeper, no, ok. Allora, un secondo, fammi piantare un secondo. Ti semini qui, belli, bellini. Allora, quello che voglio fare quest'oggi è la farm di barbabietole da zucchero. Per farla mi servirebbero due observer block. Che questa qua, forse non vorrei dire cagate, è la prima serie, cioè la prima fornace di Minecraft completamente automatica. Quindi, due observer block. Poi mi servirebbe della sabbia, che l'andiamo subito, subito a recuperare. Perché mi serve, giustamente. Mi servirebbero 8 pezzetti di sabbia. 8, sì, non tanti, 8, giusto, giusto 8. Solo che dove li andiamo a prendere? Li prendiamo da di là che c'è l'isolotto, quindi tanta roba. 8. Poi devo fare i pistoni, quindi prendiamo un po' di tutto. Ah, qua c'è una bella grotta, quasi quasi, poi andremo a esplorare magari live. Poi mi servirà del legno o roba comunque di costruzione, ma forse va bene anche la pietra. Mi servirebbe anche un secchio d'acqua che andiamo subito subito a fare. E dei pistoni. Quindi andiamo a fare il secchio d'acqua perché l'avevo tolto. Andiamo a posarci la roba che non ci serve. Ok, quindi mi servono 16 pezzi di ferro. Mamma mia. 16 pezzi di ferro. Ok. Poi vabbè, pietra ne ho poca. Male, molto male. No, beh, sì, ne ho poca. Porca vacca, quella pietra che mi serve ne ho poca, non ci voglio credere. No, 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 no. Bene, perfetto. E della redstone che ho. Ora, andiamo, torniamo su in superficie. Andiamo a craftarci qui quello che ci serve, quindi. Sono 8 pistoni. No, 16 pistoni. Maronna, du carmine. Non mi basta il legno, però. Anch'io sono babaciulo, abbiamo direttamente qui, tac, 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 posso farne quante ne voglio? Mi servono 16 perché sono 8 per lato, quindi sono 16. Boom, 16 pistoni. Quindi abbiamo due observer block, 16 pistoni e questo. Poi una tramoggia, sì che poi servirebbero due, però non è un problema. Ora, dove lo facciamo? Qua c'è la farm di ricordi, cioè la farm, la cupola dei ricordi che vi è piaciuta, anzi. Mi avete anche dato dei consigli su come migliorarla e vi ringrazio. Qui io quasi quasi la farei qui. La farei. No, non proprio qui, ma. Toh, facciamola qui. Non tanto vicino a casa, comunque. Mi piace. Allora, per farla, vi faccio vedere un pochino. Tanto mi servirà del legno, quindi dovremmo andare a prendere del legno. Quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dove ci andranno piantate le canne da zucchero. Poi qua dove, due spazi vuoti dove ci sarà l'acqua. 1, 2, 3, 4. E fai di nuovo da 8 comunque. Non mi dire. Non mi dire che mi mancava la sabbia. Ma porca zozzola. Mi manca la sabbia. Porca zozzola. Penso sia la prima. Non vorrei sbagliarmi. Quella totalmente automatica. L'ho progettata io. Fatta da me. Stanotte mentre stavo facendo la roba cercavo di dormire. E ok, sì, magari dove c'è un burrone non è proprio l'idea carina. Però, ehi, va bene. Tanto illuminato qua, tanto i mostri non dovrebbero nascere. Poi qua chiudiamolo così, amen. Poi qua ci va l'acqua.
Uno di acqua che arriva giusto giusto lì in pe, a pelo. E visto che ci siamo, prendiamo anche un altro d'acqua. Boom. E mi servirebbe del cibo, in effetti. Mi servirebbe anche del cibo. Però, ehi, no, anzi, non mangiamo, va. Non mangiamo. E voilà. Qua è la prima cosa fatta. Poi, ci servirebbe del legno. Andiamo a prenderlo o facciamo in stone? Ma facciamolo in stone caruccia, va. Facciamola in stone caruccia. Ok, 36 blocchi di stone. Allora, qua possiamo anche romperlo. 2, 3. Visto che, se non sbaglio, può arrivare al massimo 3 di altezza. Questo è il primo, questo è il secondo. E fai ancora di uno, se non sbaglio. 1, 3, esattamente. Cioè, in realtà bastava di 2. Però, 1, 2, 3. Ok, qua mi serve il piccone. Metti il piccone a poro, approntata di mano. Qua metti il piccone. Ora. Ci serve una, tipo, una specie di impalcatura. Tanto poi qui ci saranno i pistoni. Quindi qua andiamo a chiudere tutto. E poi qua andremo a piazzare l'observer block. Che no, che punta però. Ho sbagliato. Ma tanto anche, si sta finendo anche il piccone. Ahia. Che punta di qui. Ok, che la redstone cade di qui. Ottimo. Poi metti la redstone. Mi servono anche i repeater. Porca vacca. Allora. Vediamo un attimo, perché qui. 1, 2, 3, esatto. Quindi scusate, ma mi serve ancora di un blocco. Ok. Una cosa così. Sì, è un po' ingombrante, direte voi, però è assolutamente automatica. È anche una cosa molto carina. Ok, boom, boom, boom. E qua poi ci saranno i pistoni. Ora, anzi, andiamo già a mettere i primi pistoni. Anzi, fatemi sapere se vi piace, se è la prima che vedete, perché io non mi sono informato. Vi giuro, sta qua è la prima farm che faccio totalmente io e ovviamente verrà un po' una cacatilla, però. Allora, visto che ci siamo, piazziamo anche i blocchi per di qui. Mi basteranno? Sì, in teoria sì. Poi dovrei pensare anche a come chiuderla, magari non ci pensiamo in questo episodio. Ci pensiamo nel prossimo, va? 3. No, porca vacca. Ok. Ok. Fin qua è molto easy. Poi da di qui, ora cercare di, ecco, magari cercare di entrare, cioè di entrare. Ok, sarà una moto, sarà cosa. Andiamo a farci i compar, no, i repeater, scusatemi, che però non mi ricordo come si fanno. Quindi andiamo a fare su. Bitto i repeater, sbagliato, sbagliato, torna. Torna indietro, torna indietro, torna indietro. Ti prego, torna indietro. Non voglio morire, sono giovane. Ok, beh, ho fatto un volo molto piccolo. Ora facciamo i come cacchio si chiamano? I ripetitori. Me ne servono, sono 8 per parte, 16, 10, 11 ne posso fare. Boom, e sono già 11. Cos'è che mi serve della. Mi servono delle torce di redstone, giustamente. Porca vacca. Quindi andiamo ad accettare un albero e anche sta pala qua. E anche sto picconazzo qua. E sto piccone. Come si chiama sto attrezzo? Accetta. Ha quasi i giorni finiti. Comunque, trasformiamo ancora un po' di repeater. Quanti me ne fai fare? A 4. Ne ho già 11. Vado a 15, non ci credo. Me ne manca uno. Vabbè, iniziamo a piazzare questi qua, va. Poi andremo a fare a finire gli altri. È molto semplice come fa, non è nulla di complesso come vedete. Sono soltanto dei pistoni, comparator, no, repeater redstone. Poche parole, poi si va a mettere. Si mettono i repeater qua che attivano i. Come si chiamano? Porca vacca che non mi ricordo come si chiamano. I pistoni. E spingono il blocco. Il secondo blocco. Quindi fa cadere tutto, diciamo. Mettiamola così. Volendo può essere anche una farm di cactus. Può essere multiuso volendo. Perché vi spiego. Quando la barbabietola da zucchero raggiunge il terzo livello, diciamo, per essere chiaro, attiva l'osservatore, che manda un impulso di redstone e va a attivare i pistoni. I pistoni colpendo il secondo, diciamo il blocco centrale del, dell'osservatore,
della barbabietola da zucchero fa cadere anche di conseguenza il terzo. E quindi diciamo, dopo la barbabietola da zucchero. Cioè, è totalmente automatica, quindi è tanta roba. Qua devo piazzare ancora l'osservatore. Male, male. Piazza, ho sbagliato. Piazza l'osservatore. Vai con la redstone. Boom. E badas bang. Ora mi servono. Devo andare a finire di fare i ripetitori. Me ne manca uno. Me ne manca. Per uno. Non ci voglio credere. Per uno. Guardalo qui. Andiamo a farlo subito. Va prima che mi ne dimentichi. Andiamo a farlo subito. Andiamo a fare subito il ripetitore. Poi andiamo a prendere carne. Le canne. La zucchero. Andiamo a farci una bella chest. E di roba. Di roba ce n'è da fare, di roba ce n'è da fare. Poi, anzi, datemi consigli su come magari migliorarla, sistemarla, abbellirla. Non è il torcio di redstone il problema. Cos'è la pietra cotta? Sì, mi sa di sì. Mi sa che è la pietra cotta. Dimmi. No, ho sbagliato. Oh, no, me ne basta uno soltanto, guarda. Me ne basta uno soltanto e voilà. Amici come prima. Ora, prendi questo e sistema tutto qui. Top, per farvi vedere una prova, metti un blocco di stone. Lui attiva il comparator, fa attivare il comparator, attiva l'osservatore che fa attivare pistoni. E ogni volta che succede qualcosa, tanta roba. Ok, vedete, ogni volta che succede qualcosa, si attivano i pistoni. Ora, visto che ci serve, andiamo a farci una bella chest. Una bella bella ceste e delle tramogge. Quindi mi servono 4 ceste. Porca vacca. È più costoso del previsto sta roba. Trasformiamo allora. Boom 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 boom. Direi che 20 bastano e avanzano. Trasformiamo. Quante ceste? 3 ceste me ne fai fare. Ok. E visto che ci sono. E voilà. 4 ceste. Poi 1, 2 e famo anche qui. E abbiamo. Me ne bastava una solo. Beh, facciamone una soltanto, dai. Ok. Abbiamo le tramogge, abbiamo le ceste. Direi che ormai è praticamente finita. Mi mancano soltanto le barbabietole da zucchero. Ed è finita. Cioè, raga, davvero è finita. Cioè, è molto semplice come farme. Però un po' scomodina perché c'è un burrone. Comunque. In effetti, anch'io potevo scegliere un posto migliore. Però, ehi. Sono in precipizio di un in procinto di un burrone. Ok, qua le tramogge e voilà. Quindi piazza le ceste. No, piazza le ceste. Vai qui e vai qui. Non ci siamo capiti, amico mio. Non ci siamo capiti. E piazza le tramogge. Ok. Cosa finale è andare a prendere le barbabietole da zucchero che dovrebbero essere qui. Mi sembrava di averle viste esattamente. Spero di averne abbastanza. Sì, mi sa proprio di sì. Ok. Voilà. Ok, a 60 voglia. Altro che. Posso fare lo zucchero, posso fare anche i libri. Quindi, perché mi serve per fare i libri. Ok, e detto ciò, abbiamo fatto, raga. Volendo si può fare anche su più livelli. Ok, aspetta, ce n'è ancora uno qui. Boh, abbiamo fatto, raga. Boom, ok. Ragazzuoli, io direi che vado a mangiare, vado a uccidere qualche pecora e la chiuderò poi a tempo morto, mettiamola così. Quando ho detto. Comunque funziona. Ragazzuoli, io vi direi che per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto, lasciate un bel pollice in su. Se arriviamo a 20 like entro la mezzanotte di oggi, sabato esce un nuovo episodio. Commentate, spolliciate più che non potete. E nulla, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Condividetemi, seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Andate a giocare sul mio server z.gamosti.it. Ciao a tutti e fatti i bravi. Perché fatti i bravi? Ciao a tutti!